Andiamo? Di qua. Ti sto dietro. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Ehi, com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Kat sembra un argomento tabù. Sì, perché in realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. Oh, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Puoi legare qui Shin. Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, Shin. Ok, c'è il salvataggio. Probabilmente c'è anche quello automatico. Ma comunque, non credo che sia quello memoria. Non importa. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo. Comunque no. Con chi facevi questa strada? Jesse. Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Già. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Firmiamo. Cos'era questo posto? Era una torre radio. Ci sta. Potreste ripristinare le telecomunicazioni radio. Dina Eugene, Dina Eugene, Dina Eugene, Jesse Dina. Ok, Tommy Joel, Greg Bonny, Tommy Joel, Greg Bonny, Chad Willy. Guardate, Dina è quella che è stata più tempo qua. Ok, ho trovato un cavallo intrappolato nel ghiaccio, l'abbiamo liberato. Ho riguardato l'accampamento, selezioniamo il prossimo posto, tutto ok. Clicca nel seminterrato, ok, cadà. Cadavere di una capra alla casa di riposo Sunny Days. Dentro c'erano tre runner eliminati. Runner lungo la strada principale eliminato. Tutto ok. Parecchia neve, questa notte ci accampiamo qui. Tutto ok. Eliminati tre runner fuori dai sobborghi. Per il resto tutto ok. Abbiamo trovato un cervo morto davanti alla torre. Sembra spranato ma non infetto, tutto ok, violento temporale, fiume in piena, ci fermiamo qui per la notte, domani mattina torniamo indietro, tutto ok, abbiamo trovato le tracce di passi,
L'abbiamo seguita fino a un piccolo campamento, due adulti, un bambino, bisognoso di cure. Salteremo il prossimo avamposto per portarli subito in città. Tutto ok, due clic alla stazione di benzina, eliminate tutto il resto, ok. Quindi tutto ok anche qua. Adesso vediamo qua, ha scritto tutto, oltre dovrebbe essere tutto ok come hanno scritto gli altri. Esatto. Vieni. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. È quel paese. Enorme. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Ah, ecco la baita. È quella sul percorso di Tommy e Joel. Esatto. Lì non è dove stavano i tipi di prima, penso. O quelli là, forse da lì si vedevano i tipi, quindi la tipa dovrebbe Vedo una tormenta. Domani ci essere. Quindi divertiremo con lo dovrebbe slittino. essere Torniamo ai cavalli. comunque promette veramente un botto bene sto gioco. Senti, ma sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti. Non ti giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Stai bene comunque. Ti ringrazio. Trovo altro da rubacchiare in giro. Un bong, attenzione. Scommetto che questo bong era di Eugene. E ora è diventato mio. Hai portato anche l'erba? Ah, magari. Me la passava sempre Eugene. Devo. Non sono un esperto, ma l'accordo se si congela non è che un po' perde durabilità, cioè perde resistenza. Ah, tutti buttati direttamente, ok. Oh, questo qua, attenzione. Ehi, hey, Japan. Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, di vecchiaia, dopo una lunga vita. Scherzi, no, sei troppo spericolata. Senti chi parla. Ma probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. Cacchio, eh. Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Cosa sai di questo posto? Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Che fai stasera? Pensavo di invitare Joel per un film. Oh,
Avete fatto pace? Sì. C'è una casa buttabile o hanno detto di controllare la casa tanto per cavalli? Sono andati in vacanza. Avete deciso che film guardare? A Joy cosa piace? Curtis e Viper 2. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va matto. Oh no. In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Cosa fai più tardi? Qualcuno proponeva di uscire di nascosto. Con lo slittino. È un'idea carina. Già. Dopo ci vediamo. Ok. Magari ti suono qualcosa. Non posso entrare. Ok. Di che parla Curtis e Viper 2? Sono due ex commando che disertano per combattere i cattivi. In questo film se la prendono con delle specie di spie russe. Mi ispira molto di più di quanto credessi. Quello più giovane, Viper, è un super ninja. Uno con le palle. Quanti anni ha nel primo film? 10. Quanti film hanno fatto di questa serie? 4, direi. Gesù. Cazzo, comincia a fare freddo. Oh, calma. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Ancora sangue. Merda. Li sento all'interno. Dina, di qua. Runner. Andato. Uno in muro. Proviamo a girare dietro al supermarket. Buona idea. Stai bene? Sì. Bel lancio comunque. Grazie. Giro più verso di me. L'ingresso era barricato. Com'è entrato quel runner? Già, bella domanda. Qual è il tuo record di infetti uccisi in una pattuglia? Penso che risalga a un annetto fa. Ero fuori con Joel.
Sono arrivata a una decina. Tu? Io 20 una volta. Erano in gruppo. Cazzo. Oggi potresti migliorare il tuo record. Cassetto. Ci sta. Allora, sopravvento possono arrivare potenzialmente, ma diario e l'unica cosa craftabile è tutto il mio allora qua ci stavamo chiedendo come è entrato un runner qui, un runner qui nonostante la cosa barricata, vuol dire che è passato da qui. Vieni di qua, altri runner. Facciamo piano. Sono finiti. Sì. Invece. A quanto pare. Restano quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. Perché? Un'entrata salterà fuori. Lobo. Ellie, fammi salire. Voglio dare un'occhiata. Ok, vai. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda, visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Non lo so se è una buona idea andare lassù. Ma ci devo buttare il corpo. Se no, ho fatto una porta. Qua si apre, no, non si apre. Se tu puoi aprirlo, dimmi che tu puoi aprirlo. Lei non può aprirlo. Niente, mai una gioia. C'è... qui sotto! C'è un segreto. Ellie, tutto bene? Una meraviglia. Sì. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione.
Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Bene. Leggi. Signora, mi dispiace per l'accaduto. Lo giuro su Dio. Non volevo farle del male. Non volevo prendere altro del suo negozio, a parte le medicine. Sono mi è saltato addosso. Che potevo fare? La mia sorellina non si sente più i piedi. Mi serviva l'insulina. Non se ne trovo più in giro. Che alternativa avevo? Spero che sopravviva, mi dispiace tanto. Ok. Avendo trovato la roba qua, penso che mi sia neanche tanto della roba. Qui non c'è niente, di qui siamo sul camion. Come arriviamo sul tetto? Non lo so. Grazie, molto bello. Ok, mamma. Da questa parte. Sono dentro. E io direi che per oggi potremmo fermarci qua, ci vediamo domani verso le 3:30-4 del pomeriggio, se il trasferimento dalla play vecchia a quella nuova è abbastanza fast, e andiamo avanti almeno fino alle 6 direi. Quindi un bel salvataggio. Anch'io. Perfetto, io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando all'unboxing sul canale, e successivamente ci vediamo domani sul prossimo unboxing, sia quello là che per l'unboxing sul canale. È stato un piacere, a domani.